Benvenuto su OpenTX. Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come aggiungere delle voci personalizzate nella nostra radio OpenTX. Questo tutorial infatti è valido per tutte quelle radio che si basano su questo sistema, come Taranis, Jumper, Radio Master, Nirvana, Tango 2 e così via. Per poter usare le voci personalizzate è necessaria una microSD, in quanto i file andranno copiati direttamente nella scheda. Vi ricordo che la microSD va formattata in FAT32. Iniziamo quindi scaricando i contenuti della microSD tramite Companion. Se non sapete come fare, vi lascio la mia guida in descrizione. Una volta scaricato il file, lo estraiamo e lo copiamo nella radice della microSD. A questo punto dobbiamo procurarci le voci custom. In rete sono disponibili varie opzioni, ma non ho mai trovato nulla con una buona qualità. Questo perché si trovano solo voci generate da sintetizzatori vocali. Per questo motivo ho deciso di creare personalmente dei pacchetti voce, facendo ridoppiare tutti i file originali presenti nei contenuti della microSD. Il risultato è un lavoro completo e di buona qualità. A tal proposito voglio ringraziare Frank Citro per aver equalizzato i file della versione in italiano. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al suo canale. Al momento ho realizzato un pack voci in italiano ed uno in inglese, ma non escludo che più avanti possa crearne altri, quindi ogni tanto visitate il link per vedere se c'è qualcosa di nuovo. A questo punto apriamo la pagina per il download, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo sul file che ci interessa per scaricarlo. Una volta scaricato il file zip, possiamo estrarlo. All'interno della cartella abbiamo un file di testo, un JPEG e una cartella con dei file. Prima di copiare i file mi vorrei soffermare un attimo sulla licenza con la quale ho concesso l'utilizzo di questo lavoro. Infatti ho rilasciato questi pack voce con licenza Creative Commons 4.0, attribuzione, non commerciale, non opere derivate. Questo significa che siete liberi di usare, riprodurre, distribuire e condividere questo pack, ma nel caso lo condividete non potete alterarne in alcun modo il contenuto e dovete condividere il file zip esattamente come lo avete scaricato. I file vanno condivisi in modo gratuito e non è possibile venderli o usarli per scopi commerciali. Se volete maggiori informazioni sulla licenza Creative Commons, qui ci sono tutti i link. Il JPEG è un riepilogo della licenza, attribuzione, vendita vietata e distribuzione uguale all'originale. A questo punto apriamo la microSD della radio. Andiamo nella cartella Sound e qui troviamo le voci predefinite di OpenTX. Cancelliamo la cartella delle voci che vogliamo sostituire, poi copiamo la nuova. Qui abbiamo finito, possiamo rimuovere la microSD dal PC e inserirla nuovamente nella radio. Benvenuto su OpenTX. Controlla il gas, controlla gli interruttori. Al massimo. Trim al centro. Molto bene, le voci vengono riconosciute correttamente. Se volete provare un pack voce di una lingua diversa, basta andare nel menu Setup alla pagina 3. Qui, partendo dal basso, trovate l'opzione per cambiare la lingua, nel caso volete provare entrambi i pacchetti. OpenTX è già impostato per riprodurre le voci che sono associate a particolari funzioni, come RSSI basso, batteria scarica e così via. Tuttavia possiamo associare alcune voci extra, come ad esempio la switch che usiamo per armare il drone. Andiamo nella pagina funzioni speciali, clicchiamo Enter e muoviamo la switch che usiamo per armare il drone. Qui scegliamo Play Track. A fianco abbiamo tutto l'elenco di voci extra. Quindi scelgo Armed. Ora vado sotto e muovo la switch come se stessi disarmando il drone. Scelgo sempre Play Track e questa volta scelgo la voce Disarm. Motori armati. Motori disarmati. Come vedete, associare voci a funzioni extra è molto semplice. Io ne ho fatto fare alcune che a mio parere potevano tornare utili. Sicuramente troverete qualcosa che vi farà comodo.
Molto bene, per oggi è tutto, questo era il mio tutorial su come aggiungere delle voci personalizzate a OpenTX. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.